La montagna, il paesaggio montano. La montagna è un rilievo che supera i 600 metri di altitudine. Che cos'è l'altitudine? È l'altezza di un rilievo misurata dal livello del mare. Prendiamo quindi come riferimento il mare. Per misurare l'altitudine si prende come riferimento il livello del mare, chiamato livello zero. Sulle carte geografiche viene rappresentato con i colori azzurro e blu in base alla profondità. Da 0 a 200 metri circa troviamo la pianura che sulle carte geografiche viene rappresentata con il colore verde. Da circa 200 a 600 metri troviamo la collina che sulle carte geografiche viene rappresentata con il colore giallo. Infine, sopra i 600 metri troviamo la montagna che viene rappresentata con il colore marrone. Il paesaggio montano è caratterizzato da alcuni elementi. Abbiamo la catena montuosa, che è una serie di montagne allineate. Abbiamo la cima o la vetta, che è il punto più alto della montagna. Il versante, che è la zona compresa tra la cima e il piede della montagna, quindi il lato. Il ghiacciaio, che è la vasta distesa di neve e ghiaccio perenne, il piede o la falda, che è la parte più bassa della montagna, abbiamo anche il valico o il passo, che è il punto che permette di attraversare la catena montuosa. Ci può essere un paese o anche città, le baite, case tipiche di montagna, le malghe, che sono rifugi per pascoli e persone, ci possono essere boschi di conifere, c'è la valle, il sentiero. Possiamo trovare però anche altri elementi naturali, come torrenti, fiumi, laghi, cascate, oppure elementi antropici costruiti dall'uomo, come dighe, strade, impianti sportivi. Vediamo adesso la flora e la fauna. La flora è l'insieme dei vegetali presenti in un ambiente, mentre la fauna è l'insieme degli animali presenti in un ambiente. A 600 metri di altitudine, come flora, possiamo trovare boschi di latifoglie, betulle, castagni, faggi, querce. Come fauna, invece, scoiattoli, tassi, daini, corvi, picchi, fagiani, volpi e lepri. Tra i 1000 e i 2000 metri cambia la vegetazione perché fa sempre più freddo, quindi troviamo boschi di conifere, anchifoglie, come larici, pini, abeti e animali che resistono al freddo come cervi, caprioli, orsi, ghiri, gallicedroni, gufi, civette, vipere. Sopra i 2000 metri invece troviamo arbusti che resistono al freddo, come rododendro, pinomugo, ginepro, muschi, lichene, stelle alpine e animali come stambecchi, camosci, marmotte, ermelline e aquile. Quali sono le attività in montagna? Non è facile vivere in montagna a causa del clima freddo e del terreno roccioso e in pendenza, perciò le attività economiche sono adattate a questo tipo di ambiente. Le attività economiche in montagna si basano soprattutto sul turismo, escursioni in estate, sport sulla neve in inverno. L'allevamento attraverso l'utilizzo del sistema dell'alpeggio. In autunno, inverno, il bestiame è tenuto nelle stalle, mentre in primavera e in estate gli animali vengono portati a pascolare. Dagli animali si ricava latte, burro, formaggi, carne. L'agricoltura è molto diffusa nelle valli, ma si coltivano ortaggi, verdure, frutta, cereali che resistono al freddo, ad esempio orzo, mais, segale, patate, meli, eccetera. L'industria del legno. Il legname viene ricavato dalle foreste, viene lavorato nelle segrie, poi viene venduto o utilizzato per le costruzioni. È presente anche l'industria estrattiva in alcune zone per permettere l'estrazione dal terreno di minerali come marmo, granito, eccetera. Infine, l'artigianato.
con la creazione di oggetti tipici del luogo utilizzando le risorse naturali del territorio. Vediamo adesso l'orogenesi, cioè la formazione delle montagne. La parola orogenesis deriva da oro, oros, monte, genesis, nascita. Le montagne si sono formate milioni di anni fa e hanno avuto tre origini. Origine tettonica, quando i movimenti della crosta terrestre hanno spinto le rocce, le zolle, una contro l'altra facendole scontrare e sollevare. Origine oceanica, quando a causa di terremoti e maremoti gli strati di rocce e sabbie accumulati sul fondale marino si sono sollevati al di sopra del mare. Infine c'è l'origine vulcanica. Dopo l'eruzione di un vulcano, la lava a contatto con l'aria si raffredda, si solidifica e si accumula. Approfondiamo le parti del vulcano. Sotto la crosta terrestre c'è il serbatoio magmatico. In questo serbatoio c'è il magma. Quando c'è un'eruzione, il magma risale lungo il cammino, che in questo momento non si vede, principale e secondario, e fuoriesce in modo violento dal cratere. Il cratere può essere principale, come in questo caso, oppure secondario e terziario. Insieme al magma fuoriescono anche nubi di cenere e di gas, lapilli e bombe. Quando il magma esce dal cratere, diventa lava e cola lungo la montagna. Vediamo adesso l'eruzione dell'Etna, che è un vulcano attivo. I vulcani attivi sono quei vulcani accesi che ogni tanto hanno un'eruzione. Ci sono però anche vulcani inattivi, quindi spenti da tanti anni. Approfondiamo adesso le valli. Le valli sono vaste zone pianeggianti racchiuse tra due montagne. Si sono formate nel corso di milioni di anni ed hanno avuto due origini. Possiamo trovare le valli con un'origine fluviale e sono quelle tipiche a V. L'azione di un fiume nel tempo ha scavato il terreno, dando la tipica forma a V. Queste valli sono strette e profonde. Ci sono anche valli con un'origine glaciale che hanno la forma a U. L'azione di un ghiacciaio che è sceso lentamente verso valle ha scavato il terreno dando la tipica forma a U. Queste valli, al contrario delle altre, sono molto ampie. Grazie e buon lavoro.